Lion gigante mangia Panini Mac. Quanto sei enorme, mamma mia, sei un gigante. Ma no, non è giusto, così te li mangi tutti, allora, ne voglio uno anch'io. Calmatevi, adesso torno Picciriddu, eccomi qui. Allora, oggi schiacciavi tutti. Nascondino da picciridissimi, però dentro il McDonald's ci saranno nascondigli supremi, qui fuori nelle macchine, dentro, nei panini, in tutti i panini ci si può inficcare. Ma quei panini me lo mangio tutto. Bottiglie il panino. Coca-Cola. Buonissimo. Nell'acquario, insomma, si può andare dovunque, è molto bello. Però chi cercherà per primo oggi sarà... Non io. Oh, ti prego, non io, ti prego, io voglio nascondermi oggi. Io. Anna, tu Feri non ti preoccupare perché sappiamo che ci vedi pochino. Anche un po' anzianotta, poverina, un po' di cataratta. Io faccio proprio schifo. Cosa sia a nascondermi che a cercare. A cercare perché non ci vedi, a nasconderti perché a una certa età si ingrossa il sedere, quindi non ci passa. Passi. Me ne vado. Ma cosa, dai? Nostra nonna ha il sedere un po'. Senza offesa, signora, cioè era giusto una. Vabbè. E allora scusi. Sappi che te ci avrai le orecchie grosse così e il naso che proprio ti fa da apri porta. Anche il naso. Il naso si ingrossa di brutto con una collezione. Vendete, però. Comunque. Però è vero, è vera questa cosa. Feri deve avere un grossissimo naso a cavolfiore. Ma no, no, gli uomini ce l'ho piccolino. Stavo chiedendo, non c'è bisogno di alterarsi e fare il mercato dei limoni. Comunque, adesso però Anna faccia il muro che noi dobbiamo nasconderci. Grazie. Ok, allora, chi viene con me? Uno per tu? Io, Lion, ho un posto segreto supremo. Ma vabbè, andate a nascondervi per conto vostro. Nessuno vuole stare con voi. Andiamo, Chico, vieni. Mi nascondo. Vai, anche tu hai preso da questo posto segreto supremo. Supremo questo, supremo. Ma questo qui è proprio all'avanguardia dei posti dei segreti. Vieni da. Guarda. Vi concedo un po' di tempo in più perché dovete cercare un posto nuovo. Ma questo posto qui è veramente bello assai. Non dare indizi, però guarda quanto è bello. Io mi sento proprio come questi qua, hai capito? No. Io ancora mi devo nascondere. Come avete fatto? Non hanno capito, tanto tranquillo. Vabbè, io però questi cosi inquietano un po'. Aspetta, non ci. Ok. No, perché l'hai fatto? Sono ancora ferma. Ma non ne approfittate. Perché c'è un problema in questo posto, qui? Chico. Tu rimani lì. Però io non posso stare. Perché da lì io non potrei spararla. E io, come sai, voglio allora spararla. Allora no, per favore, non cominciamo. Mi dispiace, Anna. Sai bene come andrà. Dai. Sempre cacciatore te. Sempre beh, il leone. Cioè, anche da ferito. Comunque vi do altri 10 secondi. Ma allora, io mi sono nascosta. Ok, Feri c'è. Chico c'è. Streccato, tu sei nascosto. Anche sono nascosto. Allora direi che possiamo iniziare, Annina, eh. Perfetto, è il tuo sto momento. Andando. Cosa ho già sparato, vero? Ecco, no. Però non credo ci ho preso. Di aver visto qualcosa. Però non ci ho preso, quindi non è successo niente. Vai, Anna, cercaci, dai, che sei brava. Mi sembrava che venisse dall'alto. Dall'alto, comunque. Dall'alto. Attenzione, attenzione. C'è chi No, tu cerca, tu tranquilla, stai andando benissimo. No, ma tranquilla, un corno. Ogni 2 secondi mi vedo tipo uno sputo di lama che cerca di prendermi. Tu stai andando bravissima, sei proprio forte. Adesso trovi qualcuno. Sicuramente, non c'è proprio. Allora, qua fuori non mi sembra che ci sia allora nessuno. Io controllo. Aspetta. Inizia a entrare perché è naturale. No, devo controllare prima nelle macchinine, magari c'è qualcuno, che ne so. Sì, io. Sì. Lei un break, ho sentito qualcosa. Dai, però no, poverina. Sono dentro. Brava, Anna, stai andando. Sei veramente nata per questo ruolo. Tu, cercatrice. Ma grazie mille. Ma non è vero, la stiamo prendendo in giro. Cioè, non ha trovato nessuno. Però. Oh, senti, ci sto lavorando. Ci sto lavorando. Hai trovato qualcuno? Aspetta, però. No, mi sa che sto per trovare vento. No, non ti lo prego. So. C'era. No, niente. Niente? Okay. Non è vero. È Chico. No, è pesci. È pesci Chico. Ascolti, non era la vanguardia. Te l'ho detto, io a un certo punto l'ho avuta quell'impressione che non fosse un bel nascondiglio. Però tu eri così contento, allora mi sono detto non posso dirgli che... Ma perché? Dai, già eliminato. Chico già trovato, sì, ma io rimango con Chico secondo te. Ne ha trovato solo uno. Not però. Very good, not very good rimanere con Chico. No, che succede? Esci da lì, esci da lì. No, non è vero, non sono lì. Scendi da lì. Mi ha già trovato. Avete dimenticato, la potenza? Ma scusatemi, Ma io non ci credo, come ho fatto? Sei una dove eri? Sei una sega disumana. Ero dietro l'alambicco, ma non mi si vedeva più niente. Ti alambicco la mamma, ma scusa, ma ti sembra possibile? No. Cioè, adesso sono rimasto io e Feri, che già è stranissimo che Feri. Cioè, è incredibile, sarà in un altro mondo. Che ci l'ho. Mamma mia. Anna. Usa l'arma, Lion, lo fai sempre, fallo. Guarda, io sono veramente impressionato. Cioè, io pensavo che fosse più difficile. No, è difficile, ogni volta ma... vedo voi che complicate la vita, che non riuscite a trovare nessuno. Poi arrivo io, bam, me ne trovo ma due. Ma perché io ho un po' di... mi fai un po' tenerezza. E poi non c'ha chiappo. No, dai, anche Feri non... Feri, no. Scendi giù. Scendi giù. Non c'ha chiappo.
prendi, non aiutare, dai, hai piedi. Aspetti, pure te. Non ci acchiappo. Non è possibile. Dai, ma non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Cioè, Anna, però non si trovano tutti in due secondi così, eh. Cioè, veramente, Feri, scappa, nasconditi di nuovo, perché Anna è terribilmente ma come bara. Ha fatto? Secondo me Anna sta usando qualche cheat. Allora, Chino, vieni qua, dove sei, Lion? Ma dove secondo sei? Te te lo dico io, ma cosa sono, no, scemo? Ti faccio vedere ma dove era Feri. Fammi vedere. Non cascarci, non cascarci però. Fammi vedere, guarda, tu stai lì che io adesso sopra, vengo. Su questa mensola, aspetta, dietro questa Coca-Cola. Fammi vedere bene, non vedo. Qua, no, qua e torna indietro che non vedo dove sei tu, aspetta. Era di fare. Torna... No, Anna, non vedo dove sei. Devi tornare indietro. Sui tuoi passi. Ma scusa, se Feri era nascosta qui, vabbè. Anna, pazienza. Non ti vedo. Devi tornare indietro. Ti sto dicendo. Sto tornando indietro. Mannaggia, ma non c'è chi. Ma questa è. Ma perché non la chiamo? Oh, suca! Su! Bene! Bene! Vendetta vera! Vendetta vera, non finiremo in galera. Ma anzi, ci manderemo a te, Anna, in galera. Brutta barona che non sei altra. Allora, barona innanzitutto, di brutto, no. Di brutto. Ma proprio no. E poi io non riesco ad ammazzare, né fe... Cioè, c'ho problemi con le armi. Brava, sei una pipa, ma noi... Eh no, manchi solo tu, non dire noi. Mi sa che l'ha trovato. Ma Feri, tu alla fine sei stata accoppata, scusa, giusto per sapere. Allora, almeno cambia posto. Io non sono lì, cioè non so cosa hai visto tu, ma io non sono per niente lì. Forse ti sei sbagliata. Sicuramente ti sei sbagliata perché... Avrà visto un panino. Ma io guarda. Va bene. Allora Feri si è nascosta di nuovo, vero? No, sono no, Feri, qua, mi sono arresa. L'hai dai. Trovata, se l'hai trovata, l'hai trovata. Eppala. Sono qua fuori. Ma rimane ancora Lion. Lui è quello, è supremo. Perché visto, Anna, non tu mai. Non l'hai trovato a Lion. Non l'hai acchiappato a Lion, ti sei è messa vero, lì. È vero, Lion non l'ho acchiappato. Ma io adesso sono sul tetto. No, io non sono sul tetto, scruto. Cioè, ma proprio neanche per idea. Aspetta un attimo. Ah, ci ho preso, quella vecchia. Aspetta un attimo. Non si prende, è proprio ma vecchia. Ma scusa, ma chi stai cercando di sparare? Ma vecchia c'è Feri, cioè non è che ce ne sono tante di vecchie. Ma perché vuoi sparare a me? Ma che vuoi? Così, giusto per sport, capito? Mi sembrava una bella cosa. Guarda, c'è Cicco, prendi perché Cicco. Divertente. Aspetta. No, attento, non sparare a nessuno, sta attento. Dov'è, Anni? Dove sei? Dove sei? Ah, suca. Grande dai, basta questa cosa. Very nice. Adesso so dove sei. Non so sai dove niente. Sei. Non sai niente. Vai, trovami. Trovami se sei capace. Find me. I am totally invisible. Find me. Come on. Oh no. È diventata piccolina. Oh. Sei spacciato. Adesso no, illecito. Dieci. Combatti. Dieci. Venderò cara la pelle. Non tacchiamo. Non ci possiamo pestare qua dentro. Vero, usciamo per un confronto. Aspetta. Combatti veloce. Dai, uno di uno. Ah. Dai. Non è niente. No. Vai. Non ci credo. Vabbè, Anna numero uno nel nascondino. Ma adesso è il turno Lionico però. No. E questa no. È la fine. E sono anche ingazzato per colpa di Anna, che è stata troppo forte. Mi ha fatto ingazzare. Lo sai che al nascondino io sono sempre potentissima. Per sfogarmi uccido Feri. Colpa di Anna. Tanto ormai aveva un piede nella fossa. Va bene, allora. Divento grande. Beh, quanto vuoi vivere? Già un milione di anni mi sembra soddisfacente, come lifespan. È la miseria. Dai, su. Ancora un milione e due. Un milione e 200 anni. Va bene, non guardare. Andata. Io guardo verso il muro, mi raccomando, per bene, voglio proprio dei nascondigli difficili, perché io sono forte, quindi. Allora, non ci troverai mai. Difficilissimo. Nel frattempo, mentre loro si nascondono, voi dovete ricordare che per un inizio di scuola super figo, dovete acquistare la linea scuola la Ionica, di cui trovate anche nuovi pezzi nei negozi, nei migliori negozi, ovviamente, quella di articoli per scuola. Trovate di tutto e aspettatemi qui. La zaino supremo eccellente. No, bellissimo quello. Questo mamma è solo mia. Uno di quelli che potete trovare. Ce ne sono diversi, tutti appartenenti alla nostra linea scuola. Ma lo voglio anch'io. Però adesso basta, perché è arrivato il momento di stanare qualche. Io sono già pronta in assosta. Io ti sto osservando. Va bene. Piccole blatte schifose. Voi mi sa che non avete capito niente di con chi avete a che fare, brutte blatte schifose. Guarda, nel cestino, vuoi andare nel cestino? Ma guarda, visto che devo trovare della monnezza, pensavo di trovarla lì. Così è eccessivo. Mamma mia, ma come sei incattivito? Così sei troppo cattivo. Dai, zitto, Stre, tu non sei monnezza, tu sei direttamente l'umido, proprio l'umido. No, che no, dai, che schifo. Rutto, umido. Silenzio! No. Cos'è sti mercati? Zitti! E nascondetevi! Che ho sentito dei rumori io! Da dove li hai sentiti? Dalla cucina provenivano! Magari no. C'è un topo in cucina che si mangia tutte le cose! Mi sa che è un topo particolarmente andato avanti con gli anni questo, Basta!
Fatti vedere un po', sei nel io muro? Io ti vedo. Tu mi vedi, sei in alto? Ah no, sei lì. No. Trovata, vieni. No. Ma di già, no. Aspetta che non ti ho chiesto. Ma tu per nascosta in un cestino, giustamente, perché il resto. Dai, no, vieni qua. Monnezza, 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 feri monnezza. Va bene, ci sono altre monnezze però. Mi sono offesa. Va bene, va bene. Aspetta che... Allora, a parte che noi non siamo monnezza, ma in questo ristorante noi siamo le pietanze principali. Mi faccio perdonare, Feri? Ma basta! Che simpatia. Oh, ma non ci credo! Dove l'hai sparato? Aspetta un po'. No, 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 ho dato tendenza. No, non hai visto nessuno, eh. Io scappo, io mi muovo. Il fatto che tu, Chico, fossi preoccupato mi fa pensar male. No, non puoi vedermi, non puoi avermi visto. Sono troppo piccolo, è impossibile. Eh no, effettivamente non ti avevo visto, devo dire la verità. Pensavo. Però, tuttavia, sono diventato piccirino anch'io. No, non farlo. No, è però così e no, eh. Non farlo, ti prego. Ci trovi subito. Aspetta un attimo. No, non succede niente. Che bella la bella giornata, vero? Allora, strano, sì. Ho visto un rutto umido in un corallo. Pazzesco, ma, vero? Ma un corallo? È una nuova specie, secondo me. Sì, uccidiamola però, nel dubbio. No, 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 ma no, ti magari prego. Mi è d'estinzione. Infatti, va protetta. Finiamo il lavoro, no? Quando madre natura ha bisogno di una mano. Fermo, No, ti prego. Aspetta. Ma dai, poverino però. Sei troppo piccolo, divieni un po' più grande che c'è spazio qua dentro. Ma vado più grosso. Bravo, è ancora piccolo, Beh, sono grandissimo ora. Non t'acchiappo? Che si fa? È troppo schifo. Vieni subito fuori, guarda l'acquario. Brutto posto per persone che vogliono barare. Ero bellissimo però. Non sei mai stato invitato a bellissimo, scusa se te lo dico. Infatti, però. No dai, allora pienamente. Questa è cattiveria gratuita. Questa è cattiveria. No, è la verità, a volte la verità è brutale ma è sempre verità. I pesci bloccano la strada. Esci, vedi che vuoi barare. Vai, sto scendo. Proprio un baro sei, è una persona. Mi vergogno. Vai, prendimi pure. Fermo. Vabbè, guarda, barone proprio. Troppo piccolo sei. Troppo piccolo. Più grosso. Direi. No, dai, è illegale. No, ma basta, stai, è illegale. Grosso. Guarda che neanche io riuscivo a sparargli, Ma perché bara sto qua? Per essere un pesce in via d'estinzione è bello tenace. Che male. L'erba cattiva è sempre l'ultima a morire, comunque, è sempre così. Allora, mi dispiace. Mi manca da trovare. Chi manca da trovare? Anna, che mi sa che l'ho già trovata perché il mio sesto senso è troppo OP. Eh sì. Non è vero. L'hai già trovata? No. Vieni fuori. Vieni fuori. Sto venendo fuori. Vieni lì. Brava. Pem. Pem. Comunque è difficile acchiappare, questi scarafaggini. Beh, troppo piccoli. Tu sì, perché sei il più illegale che si nascondeva nei posti dove non si poteva sparare. Vergognati. Vabbè, ma i coralli erano molto belli. Baro, lo dirò a tua madre, dirò suo figlio è un baro. No, ma lei no. Sì, dirò di metterti in punizione nel campo dei bari, dove ti insegneranno a fare le cose legalmente e non più a barare. No, io non sono un monello. Monello. Aspetta. Vorrei farti notare che per stavolta Chico è l'ultimo, Infatti sì. Ma io sapevo già dall'inizio dov'era, però, ho voluto dargli questa cosa. Questa è la cavolata bella. Ah, è tu buona. Sei sul tetto, sono sicuro che sei sul tetto. E so anche. Guarda, sì, continua. Che sei qui insinuato in questo buco qua. In che buco? Io non ti sto guardando, C'è non un devi buco, che esci da qui perché una spelonca. Adesso la sto percorrendo, guarda un po' chi trova. No, un imbecille. No, ma ti prego, come faceva? Come hai fatto? Io lo ti prego, lasciami stare. Allora, sai come ti uccido? Diventa più piccolo. Ancora di più? Di più? Ancora di più? Sì, ok. Sì, è una formica. No, dai, no. Oh, no, non fare così. No, però. Guarda come cade lento. Sì. Che bello. Che bello, è stata una cosa bellissima. Sembrava una cucciolina. Quando mi hai visto? Dimmi la verità. Allora, non te l'avevo visto. Però quando tu hai iniziato a sbottare che io ero sul tetto, ho capito. Questo qui è qui sul tetto. C'erano due nascondigli sul tetto. Sull'insegna, che era un bellissimo nascondiglio, tra l'altro, Oppure nelle altre strutture del tetto. Ma lì non c'eri, quindi dovevi essere però lì. Però mi hai tenuto per ultimo, quindi ti ringrazio. Mi sto sentendo forte. Allora, vediamo un po'. Adesso, dopo questa proitudine sia di Anna che del sottoscritto Laionio, vediamo di pareggiare le cose con uno scarso. L'altra volta io sono stato bravino, No, Feri, sai buona che sicuro hanno pensato tutti a te, quando ho detto scarso, Feri, scarsa, vecchia. Ho pensato anch'io a me. Quale dei due vogliamo utilizzare?
tu? Te la senti? Va bene, me la sento. Mi raccomando, allora faccia al muro. Te lo diamo noi. Adesso inizia a piangere. Cico, vieni con me, so un posto. Sono con te a fianco, vai. Un posto eccellente, ti porterò insieme a me. Addirittura, già non questo è eccellente. Niente però, No, non dico niente, niente di niente. Io ascolto. Sì, sì, ascolta, ascolta. Vieni, vieni, che poi è anche legale. Questo posto è proprio l'eccellenza unica. Sì, non dire niente. Nulla, nulla, adesso non dirò più niente. Io ci sono. Ok. Ma che... un attimo, datemi un attimo. Ok. Ho per dire una cosa molto sus. Ok, ci sono. Anche noi. Ok, ci sono. Anche posso noi. Cercare? Puoi? Cico, diventiamo un po' più piccoli così siamo meno visibili. Ok, così è giusto, è giusto. Oh, così, ma è illegale. No, no, tu eri così, tu nel corallo eri talmente piccolo che si sentiva più l'odore di vederti. No, davvero? Sì? Allora mi dispiace. Però adesso sto cercando io. Ok, bravo, sì. Ma io sento sparare. No. No, ho di già. E anch'io. Lui non sta sparando a Cico. Fidati, no, stavamo sparando a Strecato. Però Strecato non si colpisce. Guarda che è illegale sta cosa. Sta sparando di brutto. Ma l'aspetti barare. Ma non lo so cosa sto facendo. Vabbè, facciamo finta di niente. Facciamo finta di niente. Tu Stre, cerca, cerca e trova. Qualcuso per caso nei qualcuso, panini. Qualcuso nei qualcuso, panini. Ma chi è qualcuso? Scusa. Sarà un tipo di salume che si mette nei panini il qualcuso. Guarda Stre, io ti panino col qualcuso. Cos'era sta roba Feri e Anna? Cos'era? Scusa, cos'era sto schifo per Arianna? No, ma abbondà, cioè, voi ognuna di una cagata diversa, ma parlate. Poi Feri, tu devi parlare con Strecato. A me risulta di no, perché se lo fai, ecco cosa succede. Il mercato del pesce. Feri? Scusa! No, adesso Feri per punizione diventa grossa grossa dentro il McDonald's. Forza! Fino a... come lo rompe? No, ti prego, non tutto! No, non credo bellissimo. Che lo rompa. Così la trovo. Bravo, così la trovi. Per punizione di fare il mercato dei lamponi. Tua sorella in carriola. Non ti vedo, Feri. Vabbè, non sei abbastanza grossa. Più grossa, grossa! Aspetta! Oh, l'ho vista, l'ho vista! Grossa! No, no, più grossa! Più grossa! L'ho trovata! Più grossa, Feri! Più grossa! Diventa... ah, già più morta. Più grossa, gigantesca! È morta. Che sega, mamma. Ah, diciamo. Che pippa. Che pippa. Vabbè, fatta diventare gigantesca, è ovvio che la trovava. Te. Ecco, ma dai, sei vendicato, però, vedi. Comunque, vedi che gli altri si acchiappano. Guarda, è strenno. È strenno. Oh, guarda, sta, vado nel punto di Feri. Vediamo. Prova. Maledetto. No. È perché adesso ha disabilitato gli hackeramenti. Ha disattivato i cheat, proprio. Ma io giuro che non uso niente di losco. Basta. Di nuovo. Ok, adesso a posto. Vieni, ascoltici. Va bene. Dove siete? Ma è da contare, Feri, come è trovata grazie a Stre? No. Perché tu l'hai fatta in gigantire. L'ho ammazzata io, praticamente, però. Ma mi avete ucciso 6 volte, ma da dove? Cico, non ti far sgamare, La rimessa si fa grandissimo, vai, ascoltati. No, 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 adesso entro dentro. Ecco, bravo. Mannaggia. Dove no! Siete? Adesso dobbiamo fare qualcosa, Ora è un po' difficile acchiapparlo, Vabbè, io non so dove sia Anna, comunque. Però noi due siamo fuori dal McDonald's, Io sono una bella nascostuccia. Quindi, secondo me, essere... fuori? Dovresti cercare fuori, Guarda nei cestini, vedi questo indizio cestini, qui. Cestini, fiori, tavolini. Ah, delle macchine. Macchine, bravo. Ci sono diversi luoghi qua, Anche le liane ci sono. Eppure lì sopra? Sofferenza unica. Facciamo passare la voglia. Mi state prendendo in giro? No, tu no, cioè, per niente. Guarda, potresti avere un utilizzo nel cambiare dimensione. Magari puoi diventare più grande, più piccolo. Vedere se cambi prospettiva. Più grande. Sì. Mannaggia. Vabbè, ma dai. Molto bene, però a te nessuno ha dato il permesso. Ma mi state accadendo così? Cioè, dai, ci avrebbe visto. Dammi però, del fucile, non puoi farlo più. No, dai, adesso troppo fucile. Divertimento per te. Poi ti fa la pipì addosso, smettila. No, ma tu infatti, siete? No. Oh. Non vi trovo figa. Ah, certo. No, mi date un però, mannaggia, vero? Un fucile, vai. Ok, a posto, okay. Grazie. Ok, allora Stre, puoi cercare, ti diamo un indizio, va bene? Un bel indizio grande. Allora, se tu esci fuori e diventi grande, che poi un po' te l'avevo già dato, ma tu sei stupido, poverino, non l'avevi capito. Ma non vedevo nulla. Potrai vedere qualcosa, nuove prospettive. Più grande, però. Sono molto ancora grande. Più grande. Ancora di più grande. Dai, ma non possiamo fallire. Allora, se tu fai in tempo a guardare, vedrai nuove prospettive. Questa è la mia promessa. Ok, tante prospettive vedo. Ok, però dovresti vedere anche noi, cioè, di brutto. Infatti. Ma siete troppo piccoli, non vi vedo. Te devi sta fermo, però. Se io ho visto la scia di un proiettile. Cioè, se tu guardi da fermo, sicuramente vedi meglio, capito? Se guardi andando in giro, non vedi nulla. Ma dove è andato questo? Ecco. Ma sono qui. Dai, Stre, ma più grande. Oh, guardati bene. Quanto
più grande. Oh. Oh, ma siete qui? Ci ha visto, ci ha visto. Prendilo. Ma chi è il paro che ci spara? Bravo. Su, no. Adesso cambiamo posto. Di brutto. Ah, che dolore. Ok. Fa male. Che bravi che siamo. Sono morto. No. Io sono morto. Dai, ma che scemo. Conta come preso. Sì, conta come preso. Perché no? Dai, Cico, che pippa. No, ma anche Anna. Anche Anna. Ma dove Anna? Ci sono anch'io. Che però, cioè, io, c'è stato un momento in cui Stre mi ha letteralmente fissato. Ma Stre è subito. Ma non mi ha visto. Non vede nulla. Ma davvero, no. Voi siete troppo piccoli. In realtà due volte mi ha fissato. Tu sei illegale. Sei talmente scarso che sei illegale. Dai, impegnati. Ma allora, lei sarà qua dentro al McDonald's. Direi. Sono tra dentro e fuori in realtà. Guarda Stre, anche io sono nel McDonald's comunque, quindi non è difficile. Dove sei? In una bottiglia per caso? Le bottiglie mi piacciono. Bellissimo nascondiglio. Sì. Ma non so. Oh, ho visto. Cos'hai visto? No, io non capisco. Non capisco da dove mi arrivino. Non ti troverà mai. Io ti ho visto, non ti troverà mai, fidati. Aspetta, Stre, guarda che c'eri, eh. No, no. Dai! Posso arrendere? No, ti prego, no, Stre, agguerrito. Ho visto 20 volte. Io cercherei Anna, fosse in te. No, se trovi me, guarda, punti bonus, eh. Nelle bottiglie. Vabbè, ma prendo un paio nelle bottiglie. Ma basta guardarsi dentro. Ma detto che è nelle bottiglie. Stre, non sono in una bottiglia. Smettila. Oh. In un panino. Un'altra è buona come idea, in un panino. Ah, c'è questo, questo. Oh. E la fotomira nel panino. Io non sono nel panino, però, cioè, prova. Sarà una buona idea, magari ci troviamo. No, 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 ti giuro, non ti trovo. Dai, il panino. Indizio. Il panino è una buona idea. Ero in un e sono vicino a un panino, dai. Panino. Panino. Qua ce n'è un altro. Mister, che no, palle! No. Ma dove sei andato? Dai, ma non è possibile! Mi è passato davanti di nuovo! Stre, non uscire! Non sono fuori! Ma è niente! Ho visto da dove è arrivato! Ho visto dove ma è arrivato! Ma non mi... Scusa! Scappa adesso, scappa! Ma come hai fatto a non vedermi? Ero letteralmente davanti a te, Stre! No, no, io non vedo bene allora. Non vedi bene. Però come vado là sopra? Va bene, va bene, va bene. Dai, non puoi non avere. Oh, mi ha visto. Meno male. Allora, mi ha visto. Ehi, però non nasconderti. Opla. Saludos. Adesso che fai? L'ha perso di nuovo. Ah, sa l'altra vieni uscita. Qua, sa l'altra uscita sto peone, ma non vieni sa l'altra altra uscita, perché qui ci ma sono. Ma quante uscite ci sono? Tantissimi cuniculus in tutto il posto. Ciao. Ti do 10 secondi, Sì, sì, guarda, io sono. Mentre vado a cercare Anna. Sono già in un altro emisfero australe boreale. No, ho trovato Anna. Ah, era pure ora, Stre, porca miseria. Tom, mi metto qua. Bravo, eccomi. Bravo. L'ho presa! Bravissimo, vedi? L'importante è impegnarsi. E ora dove sei? Questa è una domanda. Del maialino. È una bella domanda. Allora, dove sono? Dunque, ti do un indizio, va bene? Un indizio importante. Ti sto ascoltando. Sono in cucina. Dai, più indizio di così, in cucina, facile. Oh, la cucina è questa. Qua ci sono i fornelli. Bidone. Oh. Vaso. Sì. Dai, ma non mi hai visto? Ma è finita. Cioè, veramente? Ma apri gli occhi, apri, usa il binocolo, fai qualcosa. È vero, usa il binocolo. Dai, adoperati con la tecnologia, visto che non vedi una fava. Però fatti controllare, perché non è mica normale, Ma giuro che sei nel vaso. Oh, ma ecco. No, no. Cioè, sei una. No, io non lo accetto. No, no, a me non mi hai trovato perché, guarda, sei una pipa disumana, veramente. No, e ma ho perso. Non ti vedevo. Ma com'è possibile, guarda, cioè, va bene, incredibile. Sei una pipa, toh. Vabbè, aia. Vabbè, però ho trovato così tutti. Sì, dove eri? Quasi, scusami. Cioè, io voglio vedere dove eri. Ero in cucina e lui mi guardava e non mi vedeva. Ma da dove giochi? Ma usi la televisione di Feli degli anni 60, com'è possibile? È tutto bianco e nero. Allora, in bianco e nero che io la mia televisione è super tecnologica. Va, fa bagno. Vabbè. È un piccione viaggiatore la televisione di Feli. Comunque, basta, fermiamoci. Un teatro, cioè in casa con tutti gli omini. Ci fermiamo così. Mi raccomando, suggeriteci un prossimo luogo per un altro nascondino. Ospedali, parco divertimenti, cinema, giardino. Ci abbiamo di tutto e di più. Gelateria, sgabirreria, quello che vi fa. Per oggi ci fermiamo. Mi raccomando, stasera venite in live alle 19 sul sito Viola. Non mancate, annaggia Pippo. Se non vi vedo sbrocco. Quindi venite sul sito Viola Lion VGF Live. E per oggi Lion e la gang del nascondino out. Ciao.